grandissima Miss Italia che è 89. 88. Vabbè, un po'. No, però hai ragione, in effetti. Io ho detto io. Ho detto 88 è settembre e poi tutto l'89 fino a settembre, quindi sono più mesi nell'89 che nell'88. Però la dicitura. Posso fare la N di Nadia. Un pensiero sul cinema italiano. Ma diciamo che ultimamente mi piace molto di più. Ho avuto dei periodi vari anni fa che guardavo soltanto i film americani o francesi. Quale ti è piaciuto quest'anno di film italiano? Quest'anno. Scusa, ma sto a fare un intervento. Facciamo no, insieme. Non vale, non vale. Scusate, facciamo... non voglio sentire. Scusa, dai, vai. Camera uno, camera vai, Niki, vai tu. No, no, non voglio pubblicizzare nessuno, se no poi si offende qualche altro. La grande bellezza, la grande bellezza. Sì, vabbè, l'ho visto, mi è piaciuto. Qualcuno l'ha ribattezzato la grande schifezza. No. No, aspetta, allora, brutto, no, nel senso estetico, perché comunque è una bellissima fotografia. Comunque, insomma, Paolo Sorrentino, anche questa calma, questo modo di riprendere, mi piaceva. Qualcuno diceva che era troppo lento, invece a me piaceva proprio questa calma che ti faceva assaporare. Beh, anche gli attori, no? E tante sensazioni, gli attori bravi, sì. E, diciamo che c'è stata una cosa che non mi è piaciuta, però... Sentiamo. Che è stata la personalità, la decadenza di quei personaggi alla festa sul terrazzo. Perché la Roma non è quella, perché la gente è diversa, quelli forse sono quelli ormai, no, quelli sono pochi, pochi di verde, tanti anni però passati, ecco, Nadia, aspetta, tu, no, è importante, scusa. Tanti anni passati che adesso sono quelli decadenti, quelli che non credono più a niente, un po'. Pessimisti, tu però ma sei, non è il vero concetto. Tu che sei una bella il messaggio che deve passare non è però quello. Scusami, che è una cosa importante. Capito, ma sto no, fanno un attimo. Cioè, io non so chi guardare. No, tu che sei una bella donna, scusa, la scena quella del chirurgo estetico, quella è importante, no? Adesso ecco, te la ricordi quella scena? No, fammi ricordare. Quando si ritrovano in quell'ambiente dove praticamente c'è questo chirurgo che gli fa le iniezioni di botulino, no? No, non me la ricordo. Dentro i ricordi che gli fa no. E poi la suora gliele fa sulle mani l'iniezione. Pure a me vanno fatti. Che c'è Serena. Non me la sto ricordando. E quello è importante. Perché c'è questo ricorso appunto anche alla chirurgia estetica. Sai forse perché non ci ho fatto caso? Perché io non faccio chirurgia estetica. Appunto. Non mi sono mai fatta nulla. E sei rimasta bellissima. Non hai capito? Quindi per me quella scena è passata senza l'hai rimossa. Colpirmi perché. No, perché non. La scena va a rivedere, perché la scena è importante. Vado a rivederlo assolutamente. Cioè dici che è importante. Ti ricordi che c'è? Sì, sì, che c'è il chirurgo che viene lì, lasciano 5.000 euro, no? A iniezione sulle labbra, poi c'è Serena Grandi pure. Non te lo ricordo. Non è la mia. Mia idea non è che ti sei addormentata, non è il mio principio, allora. Però è bella che non sei rifatta, diciamo, una delle no, volte. Vabbè, insomma, perché tutti quelli visitori adesso cominciare. Se li fanno tutti. Non farlo. Non vedi niente, come se siamo contro luce. Allora mettiamoci a mezzo. No, bisogna stare in penombra. Così guarda. Allora mettiamoci dietro, guarda. Mettiamoci forse un po' più là, perché. Quindi Nadia Bengala è rimasta bellissima proprio perché non ti sei ritoccata, Nadia. Non lo so, magari potrei migliorare. Che dici? No, per me perfetta. Poi anche perché. Sì, perché è troppo forte. Ragazzi, c'è ancora un caldo estivo incredibile, meraviglioso. Questa è la bellezza di Roma, una delle bellezze di Roma. Però no? vorrei andare a starmene al mare. Oh. A parte qua che il contesto può essere anche divertente in questo frangente. Tu abiti dove abiti? A Roma? Sulla Cassia. Ah, sulla Cassia, quindi vai a Ostia ogni tanto. Un po' più verde. Alla Dispoli, dove no, vai? Ultimamente non sto andando. No, perché io sono una bella casetta in campagna, quindi vado in campagna. Voglio vivere in campagna. Oh, una domanda, scusa Niki. Cosa fa? Ma hai rovinato cosa tutta fai, Nadia? Nadia? Dopo ti lascio. Allora, io sono venuta per vedere qualche proiezione. Vedrò Trash sicuramente a breve. E c'è Cliff Owen tra poco, Sì, lo so, me l'hanno detto. E io comunque sono giornalista e sono diventata anche direttore di questa rivista Slide. Che è molto bella perché ha 18 milioni di lettori comunque sul sito. E comunque c'è anche il cartaceo in giro per l'Italia, è una free press. Come si chiama? Slide.it? Slide. Sì, www.slide.it, sì. .it. E quindi la trovi facilmente e collaboro da aprile? Sì, da aprile. E quindi io ho il relazionale, le mie due pagine che posso fare scrivere quello che voglio e bene o male cerco di portare un po' di positività e di forza ai ragazzi, ai giovani. Ce ne vuole, eh. Perché mi viene spontaneo fino adesso a fare questo, in quanto vedo molto nei giovani
poca voglia di fare, sono, la musica, sono molto paesati. E quindi, siccome ho una figlia comunque adolescente, che ha appena finito gli studi, e vedo che è demotivata su tante cose anche lei, pur essendo comunque una ragazza che avrebbe voglia di fare, allora cerco di essere, di positivizzare questo e infondere un po' di forza, prendendo esempio da chi vedo che riesce a fare qualcosa e di creare qualcosa. Ho beccato anche due ragazze giovani che hanno scritto una sit che fanno, cioè, che sta andando fortissimo sul web, e, insomma, quindi loro hanno creato senza avere mezzi e sono state veramente molto brave. Infatti quelle sono le cose più belle senza... Sì, quelle di